Oggi voglio raccontarvi la storia di un genio tuttofare. Soltanto lui poteva dire: non c'è niente di più facile che essere universale. Alcuni hanno supposto che Leonardo da Vinci, perché è di lui che si tratta, fosse un mio antenato, ragazzi. Mi sembra un po' azzardato, anche se quando penso alla sua ultima statua mi chiedo se... Ma siamo in Italia alla fine del XV secolo. Firenze è governata da Lorenzo de' Medici, detto il Magnifico, che considera scienza e arte come espressioni del potere. Polvere da sparo e cannoni hanno reso inutili i castelli fortificati, trasformati in residenze di campagna. Gutenberg ha pubblicato il suo primo libro e Colombo sta per scoprire l'America. Gli artisti vengono coccolati, ma questo non vale per Leonardo da Vinci, che lascia l'ingrata Firenze per andare a Milano, dove spera di ottenere la protezione di Ludovico Sforza, detto il Moro. Zio, voglio che la festa per il mio 12° compleanno sia la più grande che si sia mai vista a Milano. Gian Galeazzo, mio carissimo nipote, lo sai che esaudisco ogni tuo desiderio. Puoi andare. Perbacco, il ragazzo prende la cosa molto sul serio. Ufficialmente Luca è lui, non lo sai? Non lo sopporto! No, Ludovico, ti prego, non fare così, calmati. Se continua così non vivrà a lungo. Lo stesso vale anche per il suo consigliere. Andiamo, Ludovico, qui lo sanno tutti che comandi tu e che puoi fare di lui quello che vuoi. Ma vedi, in una situazione come questa io... Sì? Signore, un certo Leonardo da Vinci chiede di vederla. Quel pazzoide! Quel folle! Mandalo via subito! Ma certo, sì, mandatelo via. Ho un pupillo che è molto più bravo di lui. È stato inviato qui da Lorenzo de' Medici e la sua competenza in fatto di arte è indiscutibile, Ludovico. Sì, questo è vero. Ma quel da Vinci si è già rivolto a me. Sentite che cosa mi ha scritto, mio illustrissimo signore. Se sì, ascoltate, ho alcuni progetti di ponti solidi e leggeri, facili da trasportare. E per l'assedio di castelli fortificati posso costruire ponti, arieti, scale, catapulte, eccetera, eccetera, eccetera. Ho anche messo a punto un progetto per dei mortai che lanciano pietre come grandine. Ho pensato a delle scarpe per camminare sull'acqua e scafandri per muoversi sott'acqua. È vero, è completamente pazzo. Posso costruire carri capaci di annientare le truppe nemiche senza subire il minimo danno. Quello è pazzo, ti dico che è pazzo! Sono in grado di costruire catapulte e macchine da guerra. Inoltre sono un architetto, me la cavo bene con la musica e con la scultura. E anche con la pittura. È matto, è matto! In poche parole, costui eccelle in ben 36 campi, secondo me. È pazzo da legare. Sì, sono d'accordo, è un pazzo furioso. Mentre il mio giovane pupillo... Signore, se posso permettermi, secondo me dovrebbe riceverlo. Quando si tratta di artisti non si può mai sapere. E poi che cosa rischi nel conoscere questo genio? Di perdere un quarto d'ora. Ma potresti invece vedere il tuo casato elevarsi al livello dei Medici, dei Gonzaga, dei Visconti. E chi lo sa, questo tuttofare potrebbe anche essere divertente. Fatelo entrare. Oh? E per finire, signore, in caso di attacco, un cavaliere armato in questo modo triplica il suo potenziale offensivo. E poi osservi questa balestra. È dotata di una potenza mai vista prima. Inoltre le ruote inclinate le conferiscono una stabilità eccezionale. Se non sbaglio mi hai parlato anche di pittura e di scultura. Parlando di pittura credo di sapere dipingere bene, ma come molti altri. Ecco, vede, questo è un quadro che ho dipinto qualche anno fa. Ero ancora agli inizi. Ho fatto anche dei ritratti, naturalmente. Questo è il ritratto di Ginevra Benci. Non è quello che mi è riuscito meglio, ma c'è qualcosa di buono. Il chiaroscuro, il paesaggio. Naturalmente ho lavorato ad altri dipinti, ma niente di importante. Guardi quest'opera, signore. Non è stata ancora completata, è ovvio. Ma se le interessa, ho con me lo schizzo preparatorio per la disposizione dei personaggi. Mentre questo è lo studio della prospettiva. Ma dimmi, Messer da Vinci, come hai sviluppato questi talenti? Oh, è una storia lunga, signore, e io non vorrei annoiarla. Fin da bambino iniziai ad interessarmi di parecchie cose. Amavo starmene all'aperto ad osservare il mondo che mi circondava ed ero attratto irresistibilmente sia dal regno vegetale che da quello animale.
Un giorno qualcuno incaricò mio padre di decorare una tavola di legno rotonda. Così, per trovare l'ispirazione, me ne andai nel bosco. No, non posso crederci. Figlio mio, ma come hai fatto? È una cosa incredibile, incredibile. Quando compì il 15° anno d'età, mio padre decise di portarmi a Firenze e mi mandò a bottega da un bravo artigiano del luogo, Andrea Diccione, detto il Verrocchio. Perché qui e qui non metti un po' più di colore? Passarono alcuni anni. Il Verrocchio si dedica sempre di più alla scultura, lasciando ai suoi allievi la realizzazione delle opere pittoriche. Ma il genio di Leonardo era troppo evidente. Sopraffatto dalla bravura del suo allievo, Verrocchio non toccò più il pennello. Guardate, perfetta! Leonardo aveva conservato l'abitudine di disegnare il mondo che lo circondava e girava per le strade della città in cerca di soggetti interessanti. Sì. Ah, la tua bellezza mi abbaglia, mia cara. È molto piacevole passeggiare con te. Beh. Quel tipo comincia a seccarmi. Che cosa vuoi? Ecco fatto, così va bene. Non è possibile. Hai fatto bene ad ampliare la Costituzione. Il Consiglio Maggiore è un'idea meravigliosa, Lorenzo. Sì, gli uomini di sangue nobile, figli di ricchi mercanti come me, hanno il dovere di portare le cose alla perfezione. Come procede il dipinto che ti ho ordinato? Ci sto lavorando, signore, ci sto lavorando. Ma ci sono ancora alcuni problemi di composizione che devo risolvere. Questo tipo non riesce mai a portare a termine niente. Adesso puoi andare, ma cerca di finirlo al più presto. Poco dopo ci fu il tentativo di assassinare i fratelli Medici, poi la morte di Giuliano e di conseguenza la durissima repressione di Lorenzo. All'incirca nello stesso periodo lavoravo ad una bellissima statua equestre, naturalmente insieme al mio adorato maestro Verrocchio. Verrocchio? Quello che ha fatto la statua di Colleoni? Ma perché non mi hai detto subito che era proprio lui il tuo maestro? Ho bisogno di lui per una statua equestre. Oh, adesso è a Venezia, signore, ed è molto preso dal lavoro. Ma dovrà celebrare la gloria eterna del signore vostro padre. Ah, sì. E va bene, allora ti assumo. Ma dovrai anche organizzare le mie feste. Vivrai a palazzo. Sono curiosa di vedere questo spettacolo. Dovrebbe esserci un altro seduto sul trono. Bravo! Bravissimo!
Ebbene sì, ragazzi, era questa l'occupazione principale di Leonardo presso gli Sforza. Doveva organizzare le feste di Ludovico il Moro. Ma avrà anche lavorato a qualche progetto un po' più serio, o no? Sì, sì, direi che soprattutto era impegnato nel progetto della grandiosa statua equestre e nello studio del cavallo. Leonardo ci lavorò per 16 anni. Leonardo passava molte ore a osservare e disegnare cavalli. Ma nonostante i suoi sforzi, c'erano molte difficoltà da superare. Poiché le mie richieste rimangono senza risposta ed essendo io obbligato a guadagnarmi da vivere, con grande rammarico mi vedo costretto ad interrompere l'opera di cui Sua Signoria mi aveva incaricato. Bene, vista la situazione non avevo scelta. Sì, la prospettiva non è male, ma per il resto è da rifare. Ah, queste donne. Senti, Leonardo, un lavoro molto urgente da affidarti. Ho promesso a Cecilia Gallerani che le avresti fatto il ritratto. Ti offro una modella bellissima, non ti pare? La peste! La peste ha colpito Milano! Ci sono centinaia, migliaia di vittime! Migliaia, sì! I morti sono decine di migliaia, forse addirittura metà della popolazione della città. Era prevedibile, signore, con tutta questa sporcizia, queste condizioni di vita miserabili. Guardi qui, è il progetto di una città nuova. 10 quartieri con 30.000 anime ciascuno. Ci sono strade ampie e acqua corrente in questi canali per spazzare via la sporcizia. E potremmo costruire le strade su due livelli. Uno per i pedoni ed uno per la circolazione. Nel frattempo, Leonardo continuava i suoi studi sulla statua equestre di Francesco Sforza. La statua verrà fatta in questo modo. Guardi qui. È meravigliosa, non trova? Beh, visto che ha qualche dubbio, scriverò un trattato sul cavallo e uno sull'arte di colare il bronzo, così comprenderà quello che voglio fare. Però per farla mi servono fondi. Ormai sono 2 anni che non vengo pagato. E va bene, se non gli piace farò un'altra cosa. Architettura, anatomia, arte militare, meccanica, ingegneria, tecnologia spaziale, geometria, strumenti musicali, orologeria, macchine utensili, macchine da guerra e Dio sa cos'altro. Ah sì, anche la pittura, ovviamente. Sì, lo so, il quadro non è finito. Ma cosa volete? Ci sono così tante cose da scoprire, da studiare. Un giorno Leonardo, durante una delle sue passeggiate, incontrò Salai. Vorrei che il ragazzo venisse con me. Un momento, signore, non mi date niente. Leonardo prende con sé Salai, detto piccolo diavolo, e ben presto il ragazzo dimostra di meritare questo soprannome. Leonardo, devi andare a Pavia per occuparti della fortificazione di quella città.
Già che ci sei, vedi un po' cosa si può fare per la cupola della cattedrale. Leonardo parte per Pavia, ma affascinato dalla ricca biblioteca della città e dallo straordinario orologio di Giovanni Dondi, si dimentica del proprio lavoro. Messer Da Vinci, il duca si sposa e vuole che lei torni a Milano ad organizzare le feste. Siamo nel 1492, l'anno in cui Colombo scopre l'America. Savonarola trionfa a Firenze. Tutto è cambiato dalla Firenze di Leonardo, dalla Firenze dei Medici. E voi donne offendete Dio con le vostre scollature, i vostri monili e l'abbigliamento indecente, ma ricordatevi che la spada del Signore pende sulle vostre teste. La Chiesa italiana ha peccato, i vostri padri, le vostre madri hanno peccato e voi giovani siete dei blasfemi. Ha detto davvero queste cose? Ah sì sì, e altre anche peggio. Quindi i servitori cominciarono a spiare i padroni. I bambini spiavano i propri genitori. Questi orrori durarono per molto. Eh sì, durarono qualche anno, finché il Papa Alessandro VI, inorridito dagli eccessi del Savonarola, non lo scomunicò. Quel Papa era un Borgia e aveva una nutrita schiera di figli naturali. Insomma, non era esattamente un modello di virtù. Comunque sia, si trattava pur sempre del Papa. Gli ecclesiastici che si definivano profeti dovevano superare la terribile prova del fuoco. Addosso, impostori! Prendiamoli! Bruciate l'infedele! Bruciate l'infedele! Se lo merita! E che fine fece il famoso monumento equestre in mezzo a tutti questi tumulti? Questa è una bella domanda. Ebbene, il lavoro procedeva. Sì, sì, procedeva. Però facciamo un passo indietro. Allora, questo non le piace? O lo vuole più nobile o più grande? Beh, in questo caso non posso più farlo così. Problemi di equilibrio, capisce? Ma posso farlo in questo modo. Se le va bene, preparo subito un modello. Vedrà, signore, vedrà. È un'opera d'arte. Ma che c'è da ridere? Non lo so. Nel giro di poco tempo, la fama di Leonardo divenne immensa. Ecco, questa è la fossa di colata circondata da quattro forni e qui c'è la forma di bronzo. Interessante, interessante. Quanto bronzo occorre per la statua? Ecco, 80 tonnellate circa. E va bene, te le darò. Hai la mia parola. Sarà un'opera grandiosa. Devo parlarti, Ludovico, è una cosa urgente. E anche confidenziale. Ebbene, le mie spie a Napoli mi hanno riferito che tuo nipote Gian Galeazzo sta complottando contro di te e che il re di Napoli è disposto a sostenerlo per conquistare il trono di Milano. Ascolta un po' che cosa faremo. Manda subito un messaggio al re di Francia per ricordargli i suoi diritti su Napoli. Questo servirà a calmare quella testa calda. Avvicinati. In seguito dovrai... Nel 1494 il giovane duca di Milano muore per cause rimaste sconosciute. Ecco, ho trovato quello che cercavo. Salai, vieni qui da me, ti prego. Salai, mi dici che fine ha fatto il mio disegno della bicicletta? Non riesco più a trovarlo. Dov'è? Voglio quel disegno subito. Hai strappato anche quello, vero? Sei stato tu, eh? Ragazzi miei, il mondo dovrà aspettare almeno 3 secoli per vedere qualcosa che possa assomigliare a quella bicicletta. Ah, Leonardo, mi hanno appena informato che il bronzo per il cavallo sta per arrivare. A proposito del bronzo per la statua equestre, purtroppo Ludovico è stato obbligato a inviarlo a suo cognato d'Este per costruire cannoni. Mi spiace moltissimo. Dunque, se uno affila 400 aghi 100 volte all'ora, fanno, vediamo, 480.000 aghi in 12 ore. Per 5 soldi al migliaio si arriva, vediamo un po', a 60.000 ducati in un anno. È una bella somma. Oh! Leonardo, buone notizie. Ludovico ha un lavoro per noi.
Si tratta di un affresco, l'ultima cena. Così Leonardo cominciò a preparare una delle sue opere più grandiose. Come era sua abitudine, per trovare l'ispirazione, Leonardo comincia a girare per le strade della città. Ma aggiungi un po' di erba, due albumi, qualche altro fiore e poi gli ossi. Mancano un po' di formaggio cremoso e un po' di catrame. Ottimo lavoro, Leonardo, ma il priore del convento si lamenta. È venuto a riferirmi che l'affresco non procede. Gli dica, signore, che ho qualche difficoltà a caratterizzare il personaggio di Giuda, ma se lui insiste posso raffigurare il suo volto, o se vuole quello del suo amico. Questa poi. Oh, povero me, è già ora di alzarsi. Va bene, ho dormito abbastanza. Coraggio, al lavoro. No, non ci siamo. Ludovico il Moro ha complottato per portare in Italia le truppe francesi e ora queste truppe hanno occupato anche Milano. Ma perché? Perché tutto questo? Scusami, Leonardo, ma non ti capisco proprio, sai? A cosa ti riferisci di preciso? Mi riferisco a questo disordine. Chissà, forse fu un episodio come questo a dargli l'idea di quella tavola disordinata nell'ultima cena. Battuto e tradito dalla sua gente, Ludovico terminerà la sua vita in prigione in Francia. Il XV secolo è al termine. Ha visto affermarsi la stampa di Gutenberg, la presa di Costantinopoli da parte dei turchi, la vittoria dei re cattolici, la scoperta dell'America e Leonardo lasciare Milano. Qui lo vediamo a Mantova, dove Isabella d'Este lo affascina e lo costringe a dipingere il suo ritratto. A Venezia, minacciata dai turchi, suggerisce un sistema per battere l'esercito nemico e impossessarsi della sua flotta in cambio del 50% del riscatto. In Romagna diventa architetto e ingegnere per Cesare Borgia. Tornato a Firenze, si rimette a dipingere. Realizza un capolavoro, ma rovina un'altra opera. E inizia il ritratto della cosiddetta Gioconda. Lo sapete di chi si tratta? Sì, lo sappiamo, è Mona Lisa! Leonardo trova anche il tempo per occuparsi di nuove armi, di anatomia, di macchine volanti, dell'equilibrio delle volte, di orologeria, di macchine da guerra e per la difesa, di opere da filatura, di cambio di velocità, di martinetti, di trapani pneumatici, di pompe idrauliche, di argani, di cuscinetti a sfera e di moltissime altre cose ancora, ragazzi, come la botanica. Dipingerà la Leda col cigno e prenderà come apprendista il devoto Francesco Melzi. In seguito eseguirà anche un autoritratto. Nel 1516, accogliendo il primo invito di Francesco I, Da Vinci si reca in Francia con il fedele Melzi e il meno fedele Salai. 3 anni più tardi Leonardo muore vicino ad Amboise. Era come un uomo che si è svegliato troppo presto mentre gli altri dormivano, disse di lui Sigmund Freud.